dati relativi all'attività operativa del Comando Territoriale dei Carabinieri operante nel Cremasco, li ho confrontati con quelli dell'anno precedente e ritengo che i risultati conseguiti da questa compagnia Carabinieri possano definirsi più che positivi e esaltanti, soprattutto per quanto riguarda la capacità di identificare i responsabili dei delitti denunciati. La delittuosità sembra in calo del 3%, ma comunque 3.420 delitti denunciati alle stazioni Carabinieri rappresentano sicuramente un volume importante che denota l'impegno necessario per fronteggiare le elevate aspettative di questo territorio. Il sistema di sicurezza Cremasco, di cui noi facciamo parte, ottiene nella stragrande maggioranza dei casi dei positivi risultati, non solo il numero degli arresti che è aumentato di circa quasi del 10%, ma proprio come sistema di risposta, come indagini, come la meticolosità, l'impegno profuso dei carabinieri, il metodo, l'interazione con il reparto carabinieri investigativo delle istituzioni scientifiche, l'uso delle reti informatiche, tutto ha contribuito a smascherare i responsabili dei reati denunciati. Possiamo dare un'occhiata a questa tabella di numeri e di dati e emerge subito il volume dei servizi prestati con la vigilanza, pattuglie, perquisizioni, servizi coordinati sul territorio. Ben 67.000 ore distribuite, operate con l'impiego di 19.000 e passa carabinieri che hanno eseguito oltre 10.000 servizi preventivi. È importante la quantità degli stupefacenti sequestrati, oltre 15 kg. Importante anche